Nel 1982, all'apice del successo, la band dei Gem si scioglie. È una decisione che lascia attoniti i fan di mezzo mondo, in particolare quelli della Gran Bretagna, dove la band aveva un successo paragonabile a quello dei Beatles. Però il leader, l'allora 24enne Paul Weller, decide in pieno spirito mod che è il momento di cambiare, di darci un taglio, di intraprendere nuove direzioni artistiche. Quindi lascia i vecchi compagni d'avventura Rick Buckler e Bruce Foxton, chiama un amico, un mod, nonché già collaboratore musicale con i Gem, Mick Talbot, che poi aveva suonato in band come Merton Parkas e Dexys Midnight Runners, e insieme formano The Style Council. Già il nome è un manifesto programmatico a tutti gli effetti, il consiglio dello stile, cioè mettono al centro del loro progetto lo stile, in pieno spirito mod. Quindi da un lato attingono a piene mani dalla cultura musicale modernista da fine anni 50, quindi jazz, modern jazz, bebop, Blue Note Records e poi anche soul music, Motown, Northern Soul, e ovviamente ne fanno uno stile nuovo, moderno, adatto ai tempi di metà degli anni 80, introducendo anche elettronica, elementi nuovi come rap. E da quel momento comincia un'avventura straordinaria. Avventura che dal punto di vista discografico comincia nel marzo del 1983 con questo 45 giri, che contiene due brani, che sono Speak Like a Child e Patty Chambers, due canzoni veramente deliziose, e da lì parte una stagione straordinaria degli Style Council. Dischi, vedete alle mie spalle la discografia che io posseggo personalmente, tour in giro per il mondo, diventano di fatto un fenomeno planetario con una fama ancora maggiore dei Gem, perché i Gem in qualche modo erano confinati più nella Gran Bretagna in termini di successo. Cosa fanno Mick e Paul? Si fanno circondare da e utilizzano in vario modo artisti non stabilmente con loro, e tra questi però ce ne sono due in particolare che poi di fatto possono essere considerati il terzo e il quarto membro della band, e sono da un lato la vocalist Dizzy Lee, che poi diventerà anche la prima moglie di Paul Weller, e l'allora giovanissimo batterista Steve White. Quindi questa stagione straordinaria va avanti negli anni e si arriva nel 1989, quando gli Style Council producono, o meglio, realizzano questo disco, Modernism and New Decade. Un disco completamente rivoluzionario, fuori dagli standard fino a quel momento canonici, diciamo, degli Style Council, anche se c'era stata una continua evoluzione nella loro musica. Questo è un disco di fatto house, garage, techno, un disco che avrebbe lasciato attoniti i fan sicuramente abituati ad altre melodie, ad altri ritmi. Però sono così Mick e Paul, sono dei mods che vogliono sperimentare continuamente. Però che cosa succede? Succede che la casa discografica Polydor Records rimane anch'essa attonita, confusa, preoccupata anche da un potenziale, come dire, rebound negativo da parte dei fan degli Style Council, e soprattutto un impatto negativo sulle vendite, quindi di fatto blocca il disco. Il disco non verrà pubblicato nel 1989, verrà pubblicato poi postumo con una compilation qualche anno successivo, e poi in maniera autonoma verrà pubblicato nel 2001, se non ricordo male. Però quel gesto della Polydor Records di fatto dà il là allo scioglimento degli Style Council. Ex post, leggendo anche le interviste di Mick e di Paul, si capisce che il progetto era arrivato a un capolinea, quindi anche lì lo spirito modernista dei due già stava, aveva dentro, diciamo, i germi di un possibile scioglimento, perché volevano intraprendere nuove strade artistiche, e continuano, grazie al cielo, ancora oggi a deliziarci con la loro musica e con i loro progetti artistici, ovviamente ognuno per la propria strada. Quindi
Cosa posso dirvi? Per me gli Steel Council rappresentano la più grande pop band di tutti i tempi, dopo i Beatles. Questo è il mio modesto parere personale. Quindi vi suggerisco caldamente di andare a riprendere i loro dischi, di ritrovare video, di acquistare. Recentemente ci sono state anche delle interessanti compilation apparse sul mercato. Circola adesso un cortometraggio di circa un'ora prodotto da Sky Arts sulla vita degli Steel Council, veramente bello, quindi vi suggerisco di ritrovarlo e di guardarlo. Che altro? Io sapete che faccio? Quasi quasi me lo vado a riascoltare Modern Is the New Decade e vi lascio con qualche nota proprio di New Decade. Ciao, alla prossima!